Uno dei giocatori dell'Icata Calcio, Andrea Veronese, al telefono con noi per parlare a nome di tutto il gruppo, di tutta la squadra che sinora è stata all'Icata e che ieri, poi, dopo una serie di andi rivieni, ha deciso di non partire. Io parlo a nome dei ragazzi dell'Icata, della prima squadra dell'Icata Calcio. Noi non siamo partiti principalmente per nostra volontà. Siamo partiti perché dopo una serie di episodi che sono avvenuti negli ultimi giorni, ad esempio la dimissione del presidente, l'azionario popolare che siamo riusciti a raccogliere in una determinata cifra che non ci è bastata per partire, che ne approfitto per ringraziare tutti i commercianti, tutti quelli che hanno contribuito a darci qualcosa, noi abbiamo preso una decisione di non partire. Non ci sentivamo più di affrontare questa trasferta perché non c'erano più le condizioni. Già nelle ultime settimane erano venute a mancare certe cose. Se pensiamo che ci allenavamo con 3 palloni al giorno, non c'era un dottore al campo, sono situazioni che nel calcio, specialmente ora in Serie D, che è un calcio semiprofessionistico, non possono avvenire, diciamo. E dopo l'ennesima richiesta e l'ennesima mancanza di risposta, abbiamo deciso di non partire. Che comunque sono contento che siano partiti lo stesso i ragazzini della Juniores per salvare il titolo, perché una città come Licata merita di avere una squadra. Da Quanta amarezza c'è da parte vostra? parte nostra c'è tantissima amarezza, uno per non aver salvato la categoria, non esserci riusciti, dato che a gennaio tutti quanti, come io ero già prima di gennaio qua e altri ragazzi nuovi si sono aggiunti dopo, avevamo accettato questo progetto del presidente, sperando di riuscire a salvarlo, dato che ci credevamo tutti quanti, ci abbiamo creduto fino alla fine. La matematica ci ha condannato e siamo dispiaciuti di non aver mantenuto questa categoria, siamo ancora più dispiaciuti di non aver potuto, come dire, portare il campionato fino al termine. E da parte nostra c'è ancora un po' di più amarezza che certe persone non abbiano mantenuto certi impegni verso nei nostri confronti, dato che ci definivano operai della società. Avete continuato in un'annata che è stata difficile dall'inizio sino ad oggi. Sì, certo, io l'annata l'ho vissuta già da settembre e i problemi piano piano dopo le prime settimane di settembre iniziavano ad arrivare. I rimborsi spesa non sono mai arrivati. Io personalmente che scendevo da Venezia, mi era una spesa enorme, eppure per il Licata, per la città e per la maglia l'ho fatto. Moltissimi miei compagni scendevano da fuori pure loro. Era una spesa pure quella lasciando famiglie e bambini a casa. Quindi penso che ognuno di noi abbia fatto il massimo di quello che poteva fare. A un certo punto, però, a volte è meglio fermarsi perché cioè, non ci sono parole più per esprimersi, diciamo. Cioè, non, a un certo punto la dignità ci si ferma. Certo. Manca quel rispetto verso nei nostri confronti che noi abbiamo sempre sudato, abbiamo provato a sudare la maglia fino alla fine salvando la categoria. Non ci siamo riusciti, è un dispiacere per noi.